Federica, guarda cosa ti ho cucinato. Cosa mi hai cucinato? I ceci. Ah, brava, che io non mangio mai i legumi. Ecco. Questi me li posso portare? Eh sì che te li devi portare. Questi fanno bene, grazie nonna. Sì. Grazie, vedi? grazie. Ecco. Ceci, mamma che profumo. Allora, adesso facciamo la ricetta delle tagliatelle con la zucca, gorgonzola oppure il taleggio. Il sondaggio l'hanno richiesta e la nonna Maria subito ve la fa. Bravissima! Ciao nonna, come stai? E bene, bene. Salutiamo i nostri amici. Come no? Certo, vi saluto a tutti, come al solito. Cerchiamo di star bene, questo dico solo, e di mantenere le distanze. Di solito faccio la cosa a mano. A mano, ok. Invece oggi usiamo la macchinetta. Va bene. Però la pasta è fatta a mano. Facciamo mezzo chilo di farina. Di grano duro? Grano duro, sempre. Io mi sono preparata questa. La facciamo vedere. Vieni, Federica. Questa è la zucca. E come l'hai fatta? Allora, ho tagliato la zucca, l'ho fatta a pezzettini. Quanta zucca? 300 grammi. L'hai pulita, L'hai pulita, l'hai fatta a pezzettini? L'ho fatta a pezzettino, ci ho messo un goccino d'acqua, l'ho coperta e l'ho fatta cucinare. Okay. Ma poca roba, poco, non so, 10 minuti, quello che è. Adesso la mettiamo dentro. E poi l'hai frullata? L'ho frullata. Mm. Adesso facciamo le tagliatelle. Facciamo così. Due cucchiai di olio. Due cucchiai. Non di più. Mettiamo un po' di sale. Allora, abbiamo messo un pizzico di sale. Ai 300 grammi di zucca passata. Sì, passata. Voglio fare anche i ravioli, Federica. Buoni. I ravioli, nonna, è un'altra ricetta. Mettiamo le due uova. Adesso si lavora. Dentro la fontanella si lavora prima e poi si tira dentro tutto, giusto? Hai visto come vengono gialle? Sì, infatti. La dieta nella dieta. La dieta qua non ce n'è proprio di dieta. Brava nonna, abbiamo già una dieta in testa. Hai ragione. Che abbiamo. Vediamo. Ok, abbastanza. Né troppo molle né troppo dura, però non è molle. Voi magari mi dite perché non li hai fatti a mano? Amore a tutti, io sono stata operata anche alla spalla e allora ogni tanto fa un brutti scherzi. La mettiamo da una parte. Prendiamo un piattino. Ti sei messa un piattino con un po' di farina. Ti sei preparata degli scottex qua? Sì, tutto, guardate. E faccio sto lavoro. Poi ognuno ha il suo sistema, eh? Uno riesci, nonna, a farlo a mano? Solo uno. È faticoso. Eh no, perché fatica la spalla. Ma Alberto è fuori? Sì. Dopo magari lo facciamo entrare solo per l'assaggio, va bene? Sì, sì. Ci prende di qua. Guarda, Federica. Ah, sì, mi ricordo. Visto? Sì. E va. E si fa questo lavoro finché che ti arriva sottile lo spessore di quello che vuoi tu. Allora, adesso Federico si fa questo lavoro, guarda la nonna, così impari. Sì. Ah, si chiude tutto. Ecco qua, e si tagliano. Ah, e così si fanno le tagliatelle? A mano, guarda, questi poi si fanno così, si aprono. Un pochino più di farina, guardate,
Ma dai. Ok, questa è la tagliatella liscia. Questa è quella liscia. Riccia. Questa qua riccia si fa con la ricotta dura. Buona. E si fa sto lavoro. Eccole. Tagliatella riccia a destra e tagliatella liscia a sinistra. Belle, eh? Bellissime. Guarda. Belle, belle. Federica, visto che tu sei ghiotta, la tagliatella con la ricotta dura, ti conviene portartela a casa tua e te li cucini a casa tua. Questi? Ma li posso mettere in freezer? In freezer li puoi mettere, benissimo. Quando ti servono poi li prendi. Guarda. Questa per voi due è abbastanza. Se no c'è questa qua, quella larga. Ok. Però noi la tagliamo in mezzo. Va bene. Se no questa qua non va bene in mezzo agli altri. Va bene. Ecco qua. Continuiamo con perché la macchina. Come avete visto, faccio fatica per la spalla. All'inizio si utilizza la macchina nel primo livello. Primo punto. E facciamo tutte uguale, in modo uguale, che vengono tutte uguali. Uno, due e tre. Devono essere tutte uguali. Ok. Andiamo avanti. Ripeto, questo perché ho questo problema, se no facevamo tutte così, eravamo a posto. Ok, così sono tutte uguali. No, ti è rimasto in mano. È rimasto in manico in mano, gente. Sei troppo forte, nonna. Quando vi fate con la macchinetta, un trucchetto che ho, la facciamo asciugare 10 minuti e poi si tagliano. Fatto queste due o tre passate con il foro a zero, cioè il primo, ecco. Adesso andiamo su questo. Qual è? Guarda, il penultimo. Visto? Sì. Guardate. Che bella. Adesso aggiungiamo un po' di farina anche qui. Nonno, quante volte te l'ha fatta nella vita la nonna queste tagliatelle? E ci abbiamo la macchina qua. Sei arrivato apposta per girare? Aiutante, l'aiutante. Si tagliano a metà, perché sennò sono troppo grosse. Troppo, sì. Si tagliano così, a metà. Così. Si va a questo qui. Ecco, alla tagliatella. Che vedi? Proprio è quello che taglia le tagliatelle. Guarda. Vai! Lavoro di squadra. E via! Dai. Cosa sapete far bimbe belle? Le tagliatelle. Ma, ma cos'è questa canzone? La vado subito a cercare. È una canzone. Cioè, cosa sapete fare bimbe belle? Le tagliatelle. Le tagliatelle. No vabbè, stupenda. Tutte tu le conosci le canzoni, eh? Siamo anziani noi. Coppiette. Fatevi aiutare anche da, dai vostri certo. Mariti. Ah, sì, nonno, puoi. Li ha lasciati lì. Te l'hai persa. Li ha lasciati lì. Cosa sapete far, bimbe belle? Dai. Le tagliate. Le tagliate. Belle. Allora, nonna mi sta preparando il mio vassoietto da mettere in freezer. Lei ha voluto la tagliatella riccia, guardate. Quella che hai fatto tu fatta a mano, me la prendo io. E io poi da congelata la metto nell'acqua. Quando bolle l'acqua! Sì, certo, quando bolle! No, Federica, lo sai perché? Perché tua mamma, quando io lavoravo, andava a scuola, giustamente quando lei tornava doveva far da mangiare, no? Mm. Allora dico, Gabriele, mamma, hai cucinato? E dico, hai fatto bollire l'acqua? E mi fa, l'ho fatta bollire stamattina. Non ti dimenticherò mai. Mamma, sei un mito, ti amo, mamma. Ma era piccola. Sì, 10 anni. Ma poverina. Posso parlare? Sì, nonna. Bene, queste sono le tagliatelle, come abbiamo già detto. Alla zucca. Zucca, la tagliatella di zucca.
tagliatella di zucca. Dopo si fa sugo. Sì. Il gorgonzola è un sughetto comunque. Pazzesco. E dopo facciamo vedere piano piano. Va bene. Cosa sapete far, bimbe belle? Le tagliatelle. Allora, sta preparando la nonna le due versioni con taleggio. Col gorgonzola la nonna aggiunge anche 20 grammi di burro. 20 grammi di burro. Ecco qua. E vai. Stiamo facendo sciogliere il taleggio e lo zola con... Ne mettiamo un po' qui. Guardatino. Adesso ci vuole un po' di prezzemolo. Un po' di prezzemolo ci vuole. Ecco qua. Guardate. Perfetto. Ci siamo. La nonna conclude il lavoro con una manciata di grana di parmigiano. Guardate la bella manciata di formaggio. Beh, zucca e formaggi è la morte sua, eh? Sì. Perché il prezzemolo con la zucca si sposano bene. Ok. Mancano le damigelle, ma le damigelle le abbiamo fatto con il taleggio. Sì. Questo è col gorgonzola, guarda. Qua. E questo è col taleggio. Vabbè, non vi racconto neanche il profumo che esce, amici. Bene. Stamattina andiamo, così viene al bello. Sì, aspetta che facciamo una foto. Ciao, nonni. Ciao. 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 Amore, ciao. Ciao amici. Ecco qua. Come solo state? Per l'assaggio ti volevano vedere tutti, quindi dovevi tornare tu. Ecco, allora ti ho preparato qui due assaggi. Abbiamo in questo piattino le tagliatelle fatte dalla nonna Maria. Sono tagliatelle di zucca con il gorgonzola. E di qua tagliatelle sempre di zucca con il taleggio. Mia. Parti con l'assaggio e vediamo quali preferisci. Che roba. Questo è godimento puro. Un altro formaggio, però la pasta che è sempre che non mi piace tanto. Noi andiamo matti per il taleggio. Certo che dopo il gorgonzola. Mamma ragazzi. Cosa fai? Ti porti via le pentole? Sì. Non se ne mangio adesso queste cose. Loro, poi la nonna farà la distribuzione dei panini e dei pesci. Un abbraccio a tutti voi. Un abbraccio, vi vogliamo bene. Grazie per seguirci sempre in tantissimi e vi mando un bacio gigantesco. Ciao a tutti!